Fano ha acceso il Natale con l'ormai tradizionale appuntamento con la cerimonia d'accensione dell'albero in piazza 20 settembre, alla presenza di tantissimi fanesi, famiglie e turisti. Con il conto alla rovescia, migliaia di coriandoli bianchi e musiche a tema hanno reso l'atmosfera della piazza unica e magica. A lanciare un messaggio a tutta la città è stato il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, che ha ricordato essere l'ultimo Natale da sindaco, alla presenza dell'assessore agli eventi Etienne Lucarelli e infine il presidente della Proloco, Giacomo Grandicelli. Con l'accensione dell'albero accendiamo le festività della nostra città. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello che siano festività per ritrovarsi, festività nella pace in un momento difficile come questo, ma che siano festività delle relazioni, del rapporto tra le persone, e abbiamo voluto con questo programma cercare l'anima della nostra comunità, queste festività che devono essere vissute legati alla nostra tradizione, ai nostri sentimenti, alle nostre emozioni, anche con delle innovazioni che vanno in quella direzione per voler emozionare, ma soprattutto per stimolare la vicinanza e la relazione tra le persone. Tantissime le attrazioni in città e non solo, come il light design all'ex chiesa di San Francesco, i mercatini al Pincio, le vie dei presepi, la pista di ghiaccio nella zona della Rocca Malatestiana e così via. Tutte le iniziative sono visibili sulle pagine social del Natale Più e sul sito visitfano.info. Come tutti gli anni abbiamo praticamente addobbato la città, come potete vedere. Abbiamo questo fantastico albero che è stato donato dalla famiglia Mariotti e ribadisco che l'albero doveva essere abbattuto, quindi di conseguenza è stato riciclato, non è che è stato abbattuto volutamente per addobbare la città. E in più chiaramente potete trovare tutta una serie di eventi che faremo per la città, i mercatini di Natale, abbiamo la pista di ghiaccio, tutti i weekend ci saranno degli spettacoli qui in piazza e anche alla Pincio, dove c'è appunto il villaggio di Natale, la casetta di Babbo Natale dove i bambini possono lasciare i messaggi per tutto quello che vogliono, quindi qui a Fano potete trovare veramente tutto. Il Natale non finisce chiaramente a Natale, ma proseguiamo per Capodanno, dove ci sarà una fantastica serata qui in piazza con i cantatori clandestini che faranno il brindisi a fine anno, e poi dopo a Befana, che chiuderà un po' il ciclo del Natale, dove avremo la Befana che regalerà tantissime calze a tutti i bambini. Quindi vi aspettiamo qui a Fano, nella città della fortuna. Ci sono comunque i nostri opuscoli a disposizione presso i centri yacht e anche presso l'infopoint che abbiamo creato nel villaggio di Natale, dove c'è la nostra casetta della Proloco.